Ecco le due cose per far infuriare Roberto Buonanno. La prima è usare un po' di psicologia minuta, altro che minuto, questa è proprio da legge del potere. Ma il caffè Dubai non è buono, come lo bevi in Italia non esiste. Faranno molto su questo canale, parlerò di un nuovo corso del discusso formatore di Luca. Come ci si prepara poi ai viaggi in auto, ai spostamenti che si fanno per lavoro, per studio, per qualsiasi motivo? Io lo faccio tenendo sempre presente una bella lista di chiamate da fare. Stamattina non ne ho, anche perché essendo a più due di fuso orario sull'Italia, adesso in Italia è ancora prestino e non posso tormentare le persone con le mie chiamate. Oppure ho una lunghissima lista di podcast e audiolibri e corsi di formazione sempre presenti sul mio telefono, sempre scaricati, in modo che una eventuale mancanza di connettività non possa bloccarmi, e quindi faccio formazione continua anche mentre sono in auto. Credo che ascolterò di nuovo 10 per Mentor di Grant Cardone, 10 per Mentor, disponibile solo su Audible in lingua originale, in inglese. A completare il discorso fatto prima sulla puntualità, ecco le due cose per fare infuriare Roberto Buonanno. La prima è arrivare in ritardo e la seconda è in generale farmi perdere tempo. Io mi hanno visto testimoni, sono tranquillo, zen, serafico, ma se mi fai perdere tempo già da un minuto, due minuti, io inizio a ribollire, scalerare, imprecare. Quindi non arrivare mai in ritardo, non farmi mai perdere tempo, non farlo con nessuna persona al mondo. Guardate che ufficio, ragazzi. Fanno anche caffè. Ma il caffè Dubai non è buono, come lo bevi in Italia non esiste. Sì, va bene, va bene. L'importante è stare tutti bene. Alla fine ti fai piacere anche questo. Non sembra vero, ma ti fai piacere anche questo caffè. Io addirittura prendo l'americano, poi ve lo inquadro. Ragazzi, allora sono arrivato puntuale, come vi ho detto e come vi ho promesso. Sono qui sul canale di Dubai Marina, questo è lo Yacht Club. Siamo qui all'Hotel Vida anche oggi. Non vengo sempre qui, ma oggi come eccezione due volte di seguito, e sono pronto ad attendere i miei ospiti. Questo mi mette anche in una piccola posizione di potere, perché se proprio dobbiamo usare un po' di psicologia minuta, altro che minuto, questa è proprio da legge del potere, è meglio arrivare prima che arrivare dopo, perché quello che arriva dopo si sentirà in debito, penserà ad essere in ritardo anche se è puntuale. Quindi noi ci mettiamo un pochino avanti, ci posizioniamo un pochino superiori rispetto a questa persona che, arrivando dopo, avrà anche nella conversazione o in un eventuale negoziato, in una trattativa, un punticino debole. Perché? Perché penserà di doverci qualcosa. Magari invece di chiudere un affare per 1.000 euro lo chiudete per 1.500. Quindi sono piccoli dettagli che non ti costano niente, tanto piuttosto che stare a casa a far niente in ufficio, parti prima, ti porti il lavoro, hai tutte le cose da ascoltare, audiolibri, corsi, podcast, qui arrivi con telefono, computer, tutte le tue attrezzature, male che vada, mentre aspetti di guadagnare un vantaggio illecito verso chi arriverà in ritardo e quindi si sentirà in difetto e in dovere di recuperare nei tuoi confronti, ti porti avanti con le tue attività. Ora, da questa location stupenda è tutto. Nel prossimo video vediamo gli imprenditori e cosa sono venuto qua a fare. E vi lascio un altro piccolo indizio, perché fra non molto su questo canale parlerò di un nuovo corso del discusso formatore di Luca. Per ora vi lascio col solito input: se vuoi lavorare con me nello sviluppare con l'imprenditoria la tua indipendenza finanziaria, e se non sai cos'è l'indipendenza finanziaria puoi andare via a questo canale, se no ti iscrivi e accendi la campanella, contattami, perché formo fino a 2 persone al mese, le scelgo molto attentamente. Mandare il contatto e essere pronti a pagare non significa che io ti prenda a lavorare con me. E mi raccomando, non perdete il prossimo video, perché vedrete le persone per le quali sono venuto qui e vediamo se riuscirò a strappare loro dei piccoli vantaggi illeciti grazie alla tecnica dell'anticipo forzato. La prima persona speciale che incontreremo si chiama... Beh, è vero che sono stato arrestato, è vero che, avendo un impero da diverse centinaia di milioni, mi hanno fatto una condanna, perché... Come hai fatto a inventarti questa cosa che hai trovato, che non possiamo dire? Provando, ne ho pensate 1.000, ne ho provate 100, provando e riprovando ho trovato quella che era giusta per me. E poi